E amici di YouTube, bentornati su Dragon Ball Racing Blast, il numero 1. Siamo nella saga degli androidi e andiamo a farci subito queste due bellissime partite. Vi ricordo sempre che per terminare questo gioco in più fretta ho deciso di portarvi un video con due episodi. Insomma, niente, andiamo nella partita. Buona visione a tutti, ci sentiamo per i saluti e i commenti finali. Ciao, a dopo. サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって、粉々にしてやるぜ。ドイツからだ。いいわ、私がやる。言っておくが、俺は女だからって手加減はせんぞ。と言っても人造人間だ、女じゃないか。ドクターゲロの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。今のは全然本気の一撃じゃなかったね。当たり前だ。俺が本気を出したら地球ごと消えちまう。私も点で本気なんて出しちゃいないよ。だったら遠慮するな。今のうちに本気でやっておいた方がいいぞ。後悔することになる。敵もなかなかやるじゃない。カラクリ人形じゃダメージがあるのかどうかも分かりゃしない。これでおしまいよ。そこそこやるじゃないか。逃げたきゃ逃げてもいいよ。なんで逃げる必要がある。言っておくがな、俺はカカロットたちと手を組んで戦うぐらいなら一人で戦って死んだ方がマシなんだ。じゃあ続きやんの。当たり前だ。そう来なくっちゃ。消えちゃいな。敵もなかなかやるじゃないか。立ちよ。嘘。やだ。どうだ。やだ。やりっこ。程度でいい気になるなよ。やりっこ。
来るぜ。ケロッとしてやがる。驚いたよ。宇宙人とはいえ生身の人間でここまでやるとはね。孫悟空って男はもっと強いわけ？ふざけるな。一時期抜かれはしたが、今は俺の方が上になったはずだ。なんだ、大したことないんだね、どっちも。なんだと？殺されるぞ、ベジータは。風が吹く。人造人間の方が押し始めた。敵はまるでパワーが落ちないが、ベジータは動けば動くほどスタミナが減っていくからだ。このままでは確実にやられてしまう。やだ。悪すぎた。忠告したはずだろ。1対1の試合を邪魔する者がいた場合はこの俺も参加させてもらうって。死ね。本当の力を。やばくなってきやがった。バカな。なっ、消えちまいな。
を奮い立たせるんだ。戻った。やられるぞ。死ねちまいな。死ねちまいな。遊んでるのさ、ガキだね。なんだと。ただのゲームなんだ。死ねちまいな。待たせたな。魔漢光殺法。しまいな。耐えてくれ、頼む。魔漢光殺法。やっぱとんでもねえやつだぜ。大丈夫か。か。死ねしまいな。万事休すか。遊んでないでさっさと片付けちゃうのに。くそ、死ねちまいな。はぁ、死ねちまいな。やってきやがった。触らん。かぁ、なに。敵も結構やるね。やっぱりこの程度か。死ねちまいな。ただのゲームなんだよ。奴は何か仕掛けてくるぞ。なかなかやるじゃないか。
なかなかやるじゃないか。警戒しろ、奴は何か仕掛けてくるぞ。冗談じゃないぜ、こいつは化け物か。もう少し遊んでやったらどうだ。大丈夫か。頑張れ、頑張るんだ。もう片方の手も使えなくしといた方が良さそうだね。心配するな、ドイツもまだ生きている。もしもっと腕を上げることができたらまた相手になってやると言っておいてくれ。じゃあな。E amici di YouTube, abbiamo terminato qui questi due episodi in questo video e andiamo a vedere, finalmente arriva Cell, arriva Cell, iniziano gli scontri contro Cell. Insomma, parecchi video ancora nella saga degli androidi, molti video nella saga degli androidi. Bene, insomma non c'è da annoiarsi, non ci sarà. Allora ci vediamo nel prossimo video con gli altri due episodi della saga degli androidi. Amici, vi ricordo sempre di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, se vi è gustato, se vi è fatto piacere. Vi ricordo che trovate qui in descrizione al video e anche nel mio profilo principale, nei miei link, giochi scontati su Instant Gaming se entrate con il mio link, se li acquistate anche con il mio link, quello lì. E niente, poi trovate anche il mio link e PayPal se mi volete offrire un caffettino o anche una grappa, un caffè macchiato, un caffè corretto, amici miei. Vi ricordo che ci sono molte novità in arrivo, molte novità qui sul canale, perché sto registrando il mio campionato personalizzato con Forza Motorsport 7 per quanto riguarda le gare NASCAR. E poi sto facendo, che già come avete visto, sto pubblicando molti video per quanto riguarda le gare storiche di Le Mans, e quello lo sto facendo con svariati giochi di corse fra Forza Motorsport 4, Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 7, Project Cars e niente. Poi un'altra novità, adesso non so quando questo video uscirà, sicuramente a dicembre uscirà, sarà dicembre quando uscirà questo video, però ho acquistato a novembre un gioco per Xbox 360 che è NASCAR 2008, il gioco ufficiale della NASCAR del 2008. Purtroppo sono riuscito a trovare solamente quello là in edizione fisica, perché a me mi piace collezionarli i giochi. E niente, spero che a dicembre o anche gennaio del 2025 riuscirò a prendere qualche altro gioco NASCAR o NASCAR Heat 5, NASCAR Heat 5 o 4, mi è capitato il 4 di poterlo acquistare in un negozio che me lo ordinano loro a 34 euro. Scrivete nei commenti se ne vale la pena, se ne vale la candela. Ho visto un po' i prezzi in giro e sinceramente valerebbe la candela prenderlo. Poi un'altra cosa, sto cercando anche NASCAR 21 Ignition, e anche quello completamente in italiano, molto bel gioco, un bellissimo gioco. Quello là perché vorrei portare proprio qui il canale per far conoscere le gare NASCAR americane, che sono veramente molto belle. Ok, io per il momento termino qui questo video, amici, vi mando un bacione, un grande grazie a tutti quanti i follower che mi stanno seguendo, che si stanno iscrivendo al canale per aiutarmi a crescere, sono contentissimo di questo e spero che anche le visualizzazioni di video vadano un po' a aumentare, anche i like, non vedo molti mi piace, molti in finale non costa niente cliccare su quel pulsantino lì per mettere qualche mi piace in più, quello lì. E niente, va bene. Ciao a tutti amici, al prossimo video. Amici di YouTube,
Se volete supportare il mio canale con delle piccole donazioni, potete trovare il mio link PayPal nella descrizione del mio canale e potete trovare anche i link di collegamento al mio Fruit Lab account. Grazie.